Al CES 2019 di Las Vegas, Asus fa il tentativo coraggioso, molto ambizioso, di ridisegnare, di andare a reimmaginare il concept dei gaming notebook, e lo fa con questo prodotto che si chiama ROG Mothership, la nuova ammiraglia della loro flotta di portatili per il gaming. È un concept diverso dal solito perché la tastiera non è integrata direttamente con il resto dello chassis come avviene sui notebook clamshell, bensì è removibile, potete staccarla dalla base. E quindi sembra quasi una via di mezzo fra un all-in-one e un tablet con tastiera detachable. Sembra quindi che Asus abbia combinato in questo concept la sua esperienza proveniente dal mondo degli all-in-one e dal mondo dei device ultra portatili. Partiamo però dal formato dello schermo, che è un 17,3 pollici con risoluzione Full HD, IPS level, quindi non è un vero e proprio IPS, ma comunque assicura buoni angoli di visione, e poi ha una frequenza di 144 Hz che permette di utilizzare la tecnologia G-Sync di Nvidia per andare a sincronizzare il frame rate con la frequenza di refresh e quindi evitare scie o altri problemi durante le fasi più movimentate del gioco. È anche dotato di un'ottima fedeltà colore 100% sRGB o 80% DCI-P3. In alto, sulla cornice, notiamo qui che c'è la webcam affiancata da un sensore ad infrarossi per lo sblocco tramite riconoscimento del volto, anche se non c'è il riconoscimento del movimento degli occhi, quindi non potete utilizzare l'eye tracking per giocare su questa macchina. Qui di lato c'è un sensore di luminosità ambientale, in basso vediamo il logo della serie ROG e poi ancora più giù c'è questa tastiera che, come vi ho già detto, è una delle principali caratteristiche di questa macchina, ciò che permette di differenziarla dagli altri. È una tastiera che può essere staccata, infatti, e una volta che viene staccata opera come una tastiera wireless con tecnologia wireless 2.4 GHz, mentre invece agganciata alla base utilizza questo pogo pin per l'alimentazione e per il trasferimento dati. Una volta che la sganciamo possiamo ripiegarla in questo modo per utilizzarla come se fosse una qualsiasi altra tastiera. Il motivo per cui hanno realizzato questo concept è perché hanno interpellato un po' di gamer e i gamer gli hanno spiegato che loro vorrebbero giocare anche col notebook come giocano normalmente con i loro PC fissi, e quindi con un monitor e una tastiera che possono posizionare come vogliono all'occorrenza. E quindi hanno pensato bene di realizzare questo concept con la tastiera che può essere staccata. Non solo può essere staccata, ma può essere anche ricollegata tramite un'interfaccia USB-C che si trova qui al device per avere una minore latenza quando giocate, quindi una tastiera adatta proprio anche per giocare, ma che vi permette di riporla se non vi piace e di utilizzare la tastiera che utilizzate di solito col vostro desktop. Qui vediamo che ci sono i tasti WSD ovviamente evidenziati, c'è una corsa di tasti di ben 2,5 mm, quindi molto profonda, c'è un ottimo feedback alla pressione, e qui di lato abbiamo un touchpad con bottoni fisici che però si doppia anche come tastierino numerico. Qui abbiamo la possibilità di lanciare il pannello di controllo. Potete anche ripiegare la tastiera sulla componente principale per proteggere lo schermo, perché anche la tastiera è realizzata in metallo con taglio CNC come il resto dello chassis. Vediamo che c'è una finitura spazzolata nera in diagonale e qui c'è il logo della serie ROG bello evidente con una colorazione sul gold. Ecco qui, la tastiera è ritornata accesa. Considerate che si tratta di un prototipo, quindi in questo momento c'è qualche piccolo problema che devono ancora sistemare. È una tastiera ovviamente retroilluminata con LED RGB e poi, come vi ho detto, qui di lato c'è il touchpad che funge anche da tastierino numerico. Vi mostro invece la base, che ha questa kickstand sul retro che può essere orientata con un diverso angolo e ha anche una molla al suo interno che vi permette di risollevarla con una sola mano senza dover per forza impiegare due mani per spostare l'inclinazione. Le dimensioni di tutto il set sono abbastanza ingombranti ma molto più compatte rispetto a quelle dei comuni notebook da gioco con pari caratteristiche, perché parliamo di una base di 41 cm, un'altezza di 32 cm per uno spessore di meno di 3 cm, 29,9 mm,
e con un peso di circa 4 kg. Se andate a confrontare queste dimensioni con quelle di un notebook ad esempio sempre Asus ROG G703, vedrete che hanno veramente fatto enormi passi in avanti per ridurre gli ingombri. Quindi parliamo di un notebook da gioco che si trasporta molto molto facilmente. Per quanto riguarda le interfacce, qui sul lato sinistro abbiamo due porte USB full size, una regge 45, supporta l'Ethernet 2.5 gigabit al secondo, due jack audio, un'altra USB full size, una Intel Thunderbolt 3, l'interfaccia combinata ad altissima velocità di Intel. Possiamo notare le griglie del sistema di dissipazione sui lati e in alto, dove ci sono anche questi LED di indicazione, e poi sul lato opposto, sul lato destro, abbiamo un lettore di schede SD, un'altra griglia, questo che ritengo sia il pulsante di accensione, una seconda porta USB-C ma VR Link, quindi adatta proprio per collegare dei visori HMD. Qui c'è un'ulteriore porta USB-A, una uscita video HDMI out e due plug di alimentazione, perché per alimentare questa macchina così potente sono necessari ben due alimentatori da 280 watt. In realtà ne basterebbe soltanto uno, ma non potete spingere il sistema alla massima potenza. Questo è l'interno della kickstand con dei dettagli curati, come questa barra LED che proietta la colorazione Asus Aura attraverso il logo sul retro. Allora, andiamo a riaprire adesso, perché vi voglio mostrare che all'interno abbiamo già aperto Armor Crate, un nuovo pannello di controllo. Hanno unificato il pannello di controllo fra la sezione desktop e mobile. Adesso avete questo pannello di controllo per gestire un po' tutti i parametri del sistema. Potete ad esempio da qui andare a verificare la frequenza dei componenti o la velocità di rotazione delle ventole. Per quanto riguarda l'audio, hanno un sistema con 4 speaker da 4 watt ciascuno, quindi un totale di 16 watt, molto potente, posizionati qui frontalmente, e sono dotati anche di illuminazione ambientale. C'è anche uno smart amplifier per migliorare ancora di più la resa acustica, mentre invece per quanto riguarda le cuffie utilizzano un DAC che supporta il surround multicanale 7.1. All'interno di questa macchina troviamo processori Intel Core i9 8950HK overclockabili fino a un massimo di 4,7 o 4,8 GHz e una grafica Nvidia GeForce RTX 2080. Non parliamo della versione Max-Q, ma di quella standard, con fino a 8 GB di memoria GDDR6. Per quanto riguarda la memoria, avete 4 slot per un'espansione massima di 64 GB DDR4 2666 e lo storage affidato a 3 drive M.2 NVMe con una capacità di 512 GB massima che potete combinare in RAID 0. È una esclusiva di Asus questa, perché collegano due drive direttamente al processore ed uno al PCH, al controller hub, per consentire di aumentare la banda che sale fino a un massimo di 8700 MB al secondo. Quindi avete uno storage anche ultra veloce su questo portatile, che per queste ragioni potrebbe ritornare molto utile anche a chi lavora con la grafica. Sul versante del networking troviamo il Wi-Fi 6, quindi il Wi-Fi AX, e vi ho già detto c'è anche l'Ethernet 2.5G. C'è anche una batteria all'interno della parte principale, ma ritengo che sia veramente un dettaglio secondario per una macchina di questo genere. E ve l'avevo già accennato, c'è anche il sistema Aura Sync per sincronizzare gli effetti di luce ambientale con altri device della stessa gamma. Armory Crate supporta anche una app mobile, come potete vedere da questa interfaccia, che vi permette di monitorare e di gestire i parametri e i settaggi. Qui possiamo vedere i componenti interni della mothership di Asus. Questo in particolare è un componente molto interessante, è un pannello in alluminio che va a fare da separatore fra il display e i componenti, quelli che surriscaldano il device, per proteggere il display stesso. In alto poi c'è la motherboard. Il centro di tutto, possiamo notare qui gli slot SODIMM delle memorie, ce ne sono due qua frontalmente e due sul lato opposto. In alto c'è il processore con la grafica, con la memoria dedicata, entrambi sono saldati.
In alto abbiamo queste fasi di realizzazione della tastiera, ovviamente anch'essa in alluminio CNC. Questo è un altro dettaglio abbastanza interessante, è un dissipatore che va a coprire i drive allo stato solido e poi infine c'è il sistema di raffreddamento, uno dei componenti fondamentali per un notebook con questo livello di prestazioni. È stato ottimizzato, utilizza 4 dissipatori con lamelle più sottili e quindi un numero maggiore di lamelle in rame per migliorare lo scambio termico e 8 pipeline sempre in rame, heat pipe in rame, che però hanno una particolarità, cioè si spostano all'interno del telaio almeno in 3 direzioni, quindi quelle del processore convergono verso i 2 dissipatori sul lato destro e su uno dei dissipatori sul lato sinistro, e la stessa cosa avviene però al contrario per la GPU, in modo tale da distribuire meglio il calore all'interno del telaio. E infine qui in basso possiamo vedere la base, anche se realizzata in alluminio CNC. Ritengo di avervi detto un po' tutto, almeno quello che ricordavo di questo ROG Mothership. Arriverà sul mercato a partire dal secondo trimestre del 2019 con un prezzo superiore ai $5,000. Per dettagli e aggiornamenti circa l'arrivo in Italia andate a guardare le notizie che pubblichiamo su notebookitalia.it, mentre come al solito per altri video della nostra copertura del CES 2019 potete fare un salto sul nostro canale di YouTube, dove abbiamo una playlist dedicata.